un nemico, come un diverso, come qualcuno che dobbiamo controllare, che dobbiamo gestire. Nella relazione scontro, stiamo insieme, l'uomo non può fare a meno di stare insieme con l'altro, ma stiamo insieme in una logica di guerra, in una logica di conflitto. Quindi l'equilibrio che si raggiunge è quello che c'è qualcuno che è sopra e qualcuno che è sotto, qualcuno che questo conflitto lo vince, qualcuno che questo conflitto lo perde, il vincitore e il soccombente. Questo è il modello di stare insieme della relazione scontro. E allora questa relazione scontro avrà le sue regole, perché abbiamo detto che non c'è una relazione senza regole. E quale sarà questo modello regolativo? Sarà un modello regolativo verticale, la legge del più forte, la legge della giungla. Quale sarà il fine? Abbiamo detto che le regole ci dicono innanzitutto quale deve essere il fine, no? Questa, qual è il fine della relazione? Qual è il fine che anima un modello regolativo di un gruppo che vuole costruirsi questo? Quello di creare una comunità fondata proprio sulla parificazione dei rapporti sociali. Il benessere è un qualcosa che viene riconosciuto in funzione della libertà e della dignità che tu riconosci alla persona umana in quanto tale. I valori di riferimento di questo modello orizzontale sono essenzialmente due: il principio di uguaglianza, per incontrarci dobbiamo stare tutti sullo stesso piano, quindi dobbiamo essere uguali. È l'elemento che ci accomuna nell'essere persona, è il principio di libertà. Ciascuno nel proprio spazio di uguaglianza, nella propria superficie di persona, intesa come di essere persone, intesa come valore assoluto in sé, è libero. E questi sono i due valori che caratterizzano il modello regolativo orizzontale. È importante che nella vista pastorale una comunità diocesana. Ci sono voluto 10 anni. Io all'inizio ho ricordato proprio il documento che inviai alla diocesi dopo la prima visita pastorale, che si conclude proprio con una segnalazione sulla pastorale sociale. Oggi noi diamo proprio la testimonianza che quando ci sono delle persone volenterose e impegnate che vogliono dare un contributo efficace alla vita di una comunità, ci riescono. E queste persone ce l'ho vicino, una è Pietro Svanto, Fabio e l'avvocato Antonello, che in questi anni si sono impegnati fortemente per raggiungere questa meta. Come diceva Tu ci hai fatto un incontro in diversi posti e gli hanno detto: guarda, se tu sei carino con noi, il posto è assicurato.